Buonasera a tutti. Benvenuti a questo terzo appuntamento con il corso di storia dell'arte che Amici dei Musei e Ateneo Veneto programmano ormai da molti anni. e Anche quest'anno si snoda, siamo con oggi giusto alla, alla, boa, alla lezione Boa. Abbiamo poi altri due incontri e si finirà il giovedì 7 dicembre. L'appuntamento La, um, di quest'oggi sposta l'attenzione verso la terraferma, la sposta per due motivi, il primo di tutto perché il nostro gradito ospite, il relatore di questa sera, Fabrizio Malachin è il direttore del Museo di Treviso, il neodirettore eh, dei Musei di Treviso e ehm, a lui direi fanno, fa anche riferimento la mostra di Caroviana di Treviso, appunto, su cui probabilmente ci dirà qualcosa, ma al di là di questo... Ehm, ci svelerà, faccio un, po', faccio un piccolo trailer, una serie di percorsi, di appuntamenti di percorsi che probabilmente, magari stando qui nella classicità del neoclassicismo veneziano, a volte possono sfuggire. E quindi eh, cedo volentieri a lui la parola, non senza avervi ringraziato, aver ringraziato poi Camillo Donino e Nico Stringa che sono qui con noi anche questa sera. E che anzi, non ho avuto modo di eh, ringraziarlo per la bellissima lezione della volta scorsa, che ha, ha avuto una audience e una eco molto ampia, volevo dirtelo. Quindi eh, di questo ti ringraziamo ex post. Prego, Fabrizio. Valaghi. Grazie, grazie Presidente, grazie a tutti voi di essere presenti, di onorarmi, perché sono io ad essere onorato di questa partecipazione, di questo invito. Eh, lo dico in maniera molto sincera perché, per noi di Terraferma, di Treviso, venire a Venezia e poter esprimere anche in maniera molto semplice, molto umile in punta di piedi i programmi che, che cerchiamo con, eh, con determinazione di portare a compimento è un'occasione straordinaria. Poi devo dire che farlo. Eh, davanti a un pubblico che è sicuramente attento, che è preparato, è un'occasione da non perdere ed è per questo, e lo diceva giustamente il Presidente, che cercherò di sfruttare questa occasione, almeno nella fase iniziale, anche per fare un po' di promozione. Eh, consentitemelo, serve anche per far capire ehm, il tipo di progetto che, che ci sta, che sta a monte: eh, ossia parlare di Canova, consentitemi questa divagazione, nell'anno del centenario. È difficile o è semplicistico? Sono tantissime le iniziative che in questo anno abbiamo visto e vedremo. Possagno, Bassano, Padova, Perugia, Treviso appunto. E come in tutti i centenari si rischia di cadere un po' nella, nella gazzara sconveniente. Eh, ci sono persone eh, capaci e preparate che parlano, ci sono persone impreparate e non capaci che parlano. Purtroppo molto spesso quelle... Non preparate sono quelle che parlano di più, quindi eh, è difficile insomma, mettersi nel tema canoviano in un anno come quello del centenario e, e come ribadisco noi l'abbiamo fatto con, con, in punta di piedi, ecco, con molta delicatezza e devo dire fin da subito che ho avuto la fortuna di essere accompagnato in questo avvio di percorso, come vedrete, da due eh, studiosi, secondo me eccezionali, che sono Giuseppe Pavanello. E poi Nico Stringa, eh, che oltre ad essere studiosi, affermatissimi, sono anche degli amici che con pazienza mi hanno accompagnato. Quindi di questo li ringrazio fin da subito. Treviso, la mostra canoviana è stata eh, consentitemi di dire anche un po' eh, inaspettata, inaspettata perché a Treviso un marmo di Canova non esiste. Eh? È vero che Canova è nato nel Trevisano, a Possagno, però insomma Treviso, città, non ha una grande tradizione nell'ambito degli studi canoviani, quindi inserirsi in questo percorso era doppiamente difficile, ma ho la presunzione di dire che i risultati sono stati eh, così, lusinghieri non solo per la partecipazione del pubblico, ma anche per il tipo di risultati che siamo riusciti a produrre in termini di riscoperta di alcune opere dei nostri depositi, che sono state valorizzate e presentate al pubblico per la prima volta. Ma anche nella riscoperta del ruolo che la città ha avuto nella valorizzazione critica del, dello scultore. E tutto nasce, questo argomentare attorno a Canova, a Treviso, nasce da questa grande, grande occasione che è stato il restauro del Museo Bailo. Come sapete, a Treviso abbiamo due musei, uno è Santa Caterina. Che conserva le collezioni archeologiche, quindi dal periodo romano, addirittura pre-romano, fino al 1700, e poi c'è un secondo museo, che è appunto il Museo Bailo, dove sono conservate le raccolte dell'Ottocento e del Novecento. È un vecchio monastero dei Carmelitani Scalzi ed è la prima sede dei musei civici di Treviso, aperto nel 1880, è stato chiuso poi nei primi anni del 2000 per necessità legate al. Così, al Problematiche eh, statiche dell'edificio e impiantistiche, quindi c'era la necessità di fare dei lavori e l'amministrazione si è impegnata molto con risorse importanti. Una prima parte del, del complesso è stato aperto nel 2015 e sono state portate all'interno le raccolte della seconda metà dell'Ottocento fino al 1920 circa, con opere di Luigi Serena, giusto per fare alcuni nomi, di. di eh, Ciardi, dei vari. Eh, Arturo Martini, ovviamente, che fa la parte del Leone, Gino, Gino Rossi, ancora, poi Capesarini, quindi tutte quelle raccolte che si trovavano nei depositi che hanno trovato spazio in questa prima parte del complesso. Il restauro è stato concluso a maggio di quest'anno hm? e il primo obiettivo che ci siamo posti è stato quello di eh, completare. Ehm, il percorso cronologico che era stato interrotto a Santa Caterina con il 1700 e che al bailo appunto, iniziava dal 1850 in poi. Quindi avevamo 50 anni di tempo, insomma, da coprire con delle opere che stavano nei depositi praticamente da sempre. E sono opere importanti che voi vedete in questa galleria di Grigoletti, di Podesti, di Liparini, di Caffi, addirittura aiez il primo aiez Andrea Piani, l'unico Andrea Piani presente in Veneto, si trova a Treviso, quindi c'era una raccolta importante che aspettava una sede. Ecco, vi faccio vedere in questa seconda immagine alcune di queste opere. Quella di destra è l'Andrea Piani che vi citavo poco fa, che è Margherita Grimaldi Parati, che è, possiamo dire, la madre dei musei civici di Treviso, nel senso che una sua donazione del 1851 ha dato vita alla Pinacoteca non nel Museo Bailo, si trovava in un edificio nel centro cittadino, ma comunque con lei inizia la storia dei musei di Treviso. Il secondo che intravedete, scusate se mi dilungo un pochino, ma serve anche per capire un po' la logica che sta alla base della, eh, del nostro progetto canoviano e non solo. Il secondo è Santo Giacomelli, è un ritratto non importantissimo dal punto di vista artistico ed estetico, ma importante perché Santo Giacomelli, opera di Natale Schiavoni, è un altro grande donatore dei musei di Treviso. Nel 1875 dona la galleria che abbiamo appena visto, quindi opere di arte, di arte moderna che sono, fanno l'ossatura della nostra raccolta dell'Ottocento. E poi sulla sinistra intravedete uno, um, una de delle copie di, del ritratto di Antonio Canova, di Thomas Lawrence. L'originale si trova nella casa natale di... Canova Possagno e questa secondo me è una delle più riuscite copie canoviane. E poi vedete anche un, un busto che è eh, il busto di, eh, di Angel, della Mariana Angeli Pascoli che eh, è stata acquisita ai musei civici nel 1936 da parte dell'allora direttore Luigi Coletti. Per la verità Coletti era convinto di acquisire un canova. In realtà di Canoviano in questa statua c'è solo un cammeo che si trova nel, sulla veste insomma, della, de, della pittrice, che è stata amica di Canova e niente più. Comunque, da questa necessità di riallestire uno spazio museale, quindi siamo nel periodo 1800-1850, è nata l'idea di intraprendere anche una, un omaggio canoviano, intraprendere una strada che portasse a una mostra canoviana nell'anno del centenario, quindi inizialmente doveva essere un semplice omaggio, poi invece l'appetito viene mangiando e ci siamo allargati di molto, non solo pensando a una mostra dedicata ad Antonio Canova, che è quella che forse qualcuno di voi ha visto e che si è declinata attraverso due filoni, uno il canova classico, se volete, e l'altro il canova invece che annuncia il romanticismo, ma di più abbiamo inventato un percorso che è quasi una trilogia, se non addirittura una quadrilogia nella scultura e che adesso vi faccio vedere molto rapidamente. E ovviamente la nostra mostra, un'altra immagine di, del, degli interni della, della mostra di Canova, ha cercato di mettere sempre in relazione le opere di Canova con la pittura del periodo romantico. In questa sala, per esempio, che era la sala di Venere, avevamo messo in dialogo la Venere che esce dal bagno, con la Venere che scherza con due colombe di Aiez, la Diana cacciatrice di Pelagio Palagi, e poi vedete in fondo alla sala addirittura anche una Venere di Natale Schiavoni: un, è un'inedita, insomma, che abbiamo presentato per la prima volta in mostra e che comunque racconta l'attenzione dei pittori del periodo romantico, del romanticismo, verso Canova e non solo. Quella Venere, ovviamente, si rifà ai modelli di Giorgione e di Tiziano in prima battuta, ma sicuramente non dimentica. La Venere con lo specchio piuttosto che la Venere, il satiro di Canova e addirittura forse anche la Paolina Borghese. Quindi un'attenzione di questi artisti nei confronti di Canova c'è, insomma, era il punto di riferimento e noi abbiamo cercato di raccontarlo nella seconda parte della, della mostra. Ecco, vi dicevo che da lì, da quella esposizione, nasce una sorta di quadrilogia dedicata anche ad artisti minori e lo dico con un certo orgoglio perché siamo abituati a vedere o andare a vedere o a sentire o a, promu a promuovere solo le grandi mostre. In realtà il panorama artistico non è fatto di solo Tiziano, non è fatto di solo Canova, è fatto di tantissimi piccoli artisti, definiti di piccoli artisti, ma che sono importanti dal mio punto di vista per uno che fa il mio lavoro, quindi che dirige un'istituzione museale. Sono importanti perché fai scoprire un artista, perché valorizzi il tuo patrimonio ma soprattutto perché la loro conoscenza ti consente di capire perché un grande artista è tale. Quindi vedere assieme Canova, poi Borro, poi lo vediamo adesso, Carlini, fino ad arrivare ad Arturo Martini, ci consente di capire come la, la scultura, a Treviso in particolare, ma potremmo dire nel Veneto e addirittura con i suoi interpreti maggiori Canova e Martini a livello internazionale, è evoluta nell'arco di due secoli e noi con molta insomma, umiltà cercheremo di raccontarlo con la prima mostra che c'è stata e adesso con questi altri eventi. In realtà per quanto riguarda Luigi Borro, che è un artista importante dell'Ottocento, eh, non sarà una vera e propria mostra, però implementeremo la raccolta permanente quindi l'esposizione permanente che già è presente al bailo. È un artista che noi conosciamo in particolare, io vi ho citato questi tre monumenti. La Teresona, che è un monumento realizzato in centro a Treviso, appunto da Borro, nel 1866. Sicuramente voi di Venezia conoscete il monumento a Daniele Manin, che si trova in campo Manin. E quella foto che vedete a sinistra è uno dei due bozzetti conosciuti di Luigi Borro, preparatori proprio per quel monumento. Questa è probabilmente la prima idea, si trova nel Museo del Cenedese a Vittorio Veneto, il secondo bozzetto si trova invece al Correre. E poi Luigi Borro è noto e conosciuto anche per aver partecipato al concorso per la realizzazione del monumento in riva degli schiavoni. Ecco, non era noto il bozzetto che voi vedete in basso a destra, lo presentiamo nel, nel percorso permanente per la prima volta proprio in questi giorni. E, e appunto è una maniera per riscoprire una, un artista che, come vedete, nasce poco dopo la morte di Antonio Canova. Il secondo artista della trilogia, o il terzo della quadrilogia, vedete un po' voi, è Antonio Carlini. Antonio Carlini è un artista ancora, se volete, minore, conosciuto più per le sue azioni che per le sue opere. Ossia... Eh, nel Trevigiano e un po' chi si è dedicato agli studi dell'Ottocento lo conosce perché è stato protagonista del salvataggio di molte opere d'arte a Treviso. Tra queste vi cito in particolare il ciclo di, di Tommaso da Modena eh, con le storie di, di eh, Sant'Orsola, no? il ciclo che si trovava nella chiesa di Santa Margherita a Treviso appunto, che è stato staccato nel 1883 con una te tecnica innovativa e pioneristica, è stato portato al Museo Bailo e poi adesso si trova invece nell'auditorium del Museo di Santa Caterina. Mm? E Carlini assieme a Luigi Bailo, a Girolamo Botter, a Augusto Serena, partecipò a questa impresa mettendo in salvo il ciclo che noi possiamo ammirare. È conosciuto anche per una serie di acquerelli, importantissimi, sono oltre 250 quelli che conserviamo nella, nella biblioteca, nel fondo eh, disegni del museo, che raccontano i contenuti, la, i colori, la consistenza delle facciate dipinte di Treviso. Grazie ai suoi acquerelli noi conosciamo l'immagine della Treviso medievale e rinascimentale. I disegni di sinistra si riferiscono alla loggia dei Cavalieri, che è uno dei monumenti che grazie al suo intervento, quello di Antonio Carlini, è salva, perché lui era presidente di un comitato per la salvaguardia dei monumenti, e si è battuto in maniera eh, convinta perché fosse salvato e non abbattuto, richiava di essere abbattuto. Mentre gli altri due disegni sono due esempi di queste decorazioni che caratterizzavano la città, quello in basso in particolare sono affreschi che si trovavano all'interno del palazzo dei 300, quindi il palazzo principale della città, purtroppo non più visibili perché come sapete la città è stata bombardata il 7 aprile del 1944 e molto si è perso. Delle facciate invece molto si è perso per l'incuria di qualche proprietario e purtroppo anche per gli effetti del tempo. Antonio Carlini, come dicevo, è conosciuto per queste azioni. Ma è pressoché completamente sconosciuto come scultore. In realtà è stato un importante scultore, soprattutto come ritrattista e in particolare in quanto maestro di Arturo Martini. Arturo Martini, ovviamente, prende una dimensione completamente diversa da quella di Antonio Carlini e ha potuto giovarsi di tanti, di tanti apporti nella sua formazione però insomma due anni della sua vita li passa a bottega da Antonio Carlini e quindi per noi era importante raccontare questi anelli di congiunzione tra Canova e Martini, i due campioni insomma, della, della Trevigianità eh, portata all'ennesima potenza. Eh, io vi faccio vedere solo due, due slide con degli esempi di queste sculture che sono pressoché sconosciute, sono inedite. E giusto per dare il quadro di Carlini Scultore non si è mai non solo parlato ma neppure scritto, quindi non esiste nulla. La mostra su Antonio Carlini aprirà il prossimo 17 di dicembre, quindi, se vi capitasse di venire a Treviso, venite perché sarà credo una bella scoperta o comunque la scoperta di un artista che ehm, ci aiuta un po' a mettere insieme tutti i tasselli per conoscere l'evoluzione nel campo della scultura. È un artista accademico, quindi che si forma all'Accademia di Venezia e poi eh, in quella di Milano, dove si diploma nel 1884 e poi appunto, come dicevo, eh, si specializza nel genere del ritratto. Quello di sinistra in particolare è un ritratto, un busto dedicato al generale Salsa, Tommaso Salsa. Ve lo cito perché mh, quando realizzò questo busto ci fu una polemica feroce con Giovanni Comisso. Giovanni Commisso scrisse un articolone pesantissimo sul Gazzettino, polemizzando con Antonio Carlini per la qualità di quest'opera, che secondo lui offendeva eh, le memorie del, del generale perché insomma, doveva sembrare troppo ehm, goffo, tronfio e poco elegante. In realtà, leggendo le lettere di Arturo Martini, ho provato a mettere insieme i motivi di questa, di questa polemica. Ecco. Forse ricordate che nel 1915 Arturo Martini era stato scelto in una sorta di concorso a quattro per realizzare appunto un monumento dedicato a Tommaso Salsa. Purtroppo la banca presso la quale erano stati depositati i fondi fallì e il monumento non si realizzò mai. Però Arturo Martini non perse mai la speranza di realizzarlo e spesso scrive a commisso per dire, beh, si sa qualcosa, c'è la possibilità di arrivare alla commissione di questo monumento? Finché, insomma, si arrende a un certo punto e smette di scrivere sul tema. Nel 1932 Luigi Bailo, ecco quindi il danno, non solo il danno ma anche la beffa, dà la commissione di questo busto, di questo monumento, ad Antonio Carlini. E probabilmente è per questo che Giovanni Commisso innesca questa polemica eh, tutta interna, all'ambiente trevigiano, che era probabilmente una polemica legata anche al, eh, a un dibattito tra eh, Coletti e Bailo, tra Arturo Martini e Carlini, che vedeva anche uno scambio generazionale che non si trovava d'accordo sulla concezione artistica. E io ve lo metto in evidenza con questa slide. Sono due opere, una di Arturo Martini a sinistra e l'altra di Antonio Carlini. Che raffigurano lo stesso personaggio, Antonio Scarpa, è l'anatomico, raffigurato in questo, in questo busto. Come vedete, in quello di destra è del 1932, sembra di trovarsi di fronte a un busto del Settecento, quindi assolutamente accademico. Se voi venite in mostra, venete, verrete in mostra, vedrete comunque una qualità esecutiva eccelsa. Quindi un marmo stupendo, quei boccoli sono finissimi. Una abilità eh, incredibile, siamo nel 1932. Il busto di sinistra è invece, invece di Arturo Martini e siamo nel 1908, hm? quindi tanti anni prima, però la differenza è abissale. Ecco, tenete conto, non mi ricordo se l'ho già detto prima, che Arturo Martini è nello studio di Carlini tra 1905 e 1907, quindi siamo negli anni in cui appena uscito dallo studio realizza già questo, questo busto che mantiene ancora un legame con eh, la realtà, con l'attenzione al ritratto, però la distanza tra l'uno e l'altro mi pare che non abbia bisogno di altre, di altre descrizioni. E poi ovviamente in questo percorso, questo va ben manifesto, giusto per fare pubblicità a progresso, della mostra, quindi Antonio Carlini, il maestro di Arturo Martini, che ci serve appunto come lancio per la grande mostra che apriremo invece a fine marzo con la, la preziosa eh, collaborazione di IncoStringa, che definire co-curatela è semplicistico, cioè veramente di più, eh, lo racconteremo in un'altra occasione. Arturo Martini sarà il 30 marzo di quest'anno magari qui, speriamo anche qui di poterla raccontare e poterla presentare. Ecco, 30 marzo, eh, veramente vi aspettiamo perché è un'occasione, secondo me, imperdibile per vedere assieme tanti capolavori di Arturo Martini. Ecco, come sapete il Bailo conserva, credo, la più importante e vasta raccolta eh, civica, quindi pubblica, di opere di Martini. Sono almeno 140, se non vado errato, 142 per la precisione, quindi veramente tante ma il nostro obiettivo è quello di portare in mostra i grandi capolavori e per dirla con le parole stesse di Martini sono quelli che pesano tonnellate ma che sono leggerissime, sembrano delle piume. Ecco questo è il nostro obiettivo, la nostra ambizione, con umiltà ancora una volta cercheremo di farlo. Qui vedete solo tre di queste opere che cercheremo di portare, il figlio al prodigo in bronzo che si trova da qui, Terme. La donna che nuota sott'acqua, il marmo strepitoso, e poi la convalescente. Quindi è una sfida. Ecco, questo per raccontarvi che nel nostro caso la mostra di Canova non è nata dall'improvvisazione o dalla necessità o dalla volontà di accodarsi agli tanti eventi che nascono nel clima del centenario, ma vuole essere un percorso alla scoperta della scultura che parte nel trevisiano con umiltà, ma insomma ha degli interpreti che sono straordinari. E così, insomma, vale anche per la pittura, perché un altro filone di ricerca lo faremo al bailo dedicato alla pittura. Però non vi tedio e non ve lo racconto in questa occasione. Ecco, quindi tornando al nostro argomento, quello di, di Canova, un altro obiettivo che ci siamo posti nel raccontare la mostra è quello di riscoprire i legami, se c'erano, di Canova con Treviso e sono venute fuori delle cose eh, curiose, e a volte anche inedite. Ve le ho esemplificate e tradotte in una sola slide per comodità. Il primo evento che abbiamo messo in luce è eh, la famosa Leo, le, leggenda del leone di burro. Voi sapete che si narra no? che a 12 anni Canova si trovasse nella villa di Faliere durante una cena importante di gala, e giunti al momento del colpo di scena, che di solito è ovviamente il momento del dolce, si sparge il panico in sala perché purtroppo manca quella guarnizione da mettere sopra il dolce che doveva insomma, dare la famosa ciliegina sulla torta ecco, Canova, dodicenne in un battibaleno da un blocchetto di burro si inventa un leoncino alato questa leggenda che purtroppo qualche studioso tramanda come fosse una verità storica in realtà è una leggenda nasce a Treviso nel 1803 e a raccontarla o meglio a scriverla è per primo domenico maria federici che è un monaco domenicano eh, di san nicolò che sta scrivendo le memorie trevisiane ecco è un, do un documento questo delle memorie trevisiane fondamentale ma infarcito purtroppo anche di qualche piccola leggenda che serve a dare un tono a treviso nel campo dell'arte tra queste leggende c'è anche quella legata a canova ovviamente canova vivente L'astro, il punto di riferimento per qualsiasi persona voglia raccontare le gesta della Trevigianità e quindi si inventa questa leggenda. 1803, il leoncino alato, fate attenzione a questo leoncino alato che ovviamente diventa quasi una, un richiamo alla sua famosa e amata patria che nel 97 purtroppo finisce di esistere. Il secondo evento che abbiamo voluto raccontare tra le tante cose, insomma, è questa commissione di Giambattista Martignoni del 1805, Giambattista Martignoni è un macellaio, lo dico brevemente, che fa fortuna con i francesi. Come succede tra l'altro a Giacomo Mazzucato, un altro macellaio che grazie alla fornitura di derrate alimentari alle truppe eh, fa soldi e quindi può consentire permettersi anche di eh, commissionare a degli artisti importanti delle opere. Eh, commissiona eh, Due tele importanti per il suo palazzo a Borsato, una raffigura il Tempio delle Arti e l'altro il Museo Canoviano, ma soprattutto è talmente capace economicamente da scrivere a Canova per chiedere un marmo. Canova risponderà in ben due occasioni, 1805 e poi nel 1810 positivamente. Ma purtroppo non se ne fece nulla, sono gli anni in cui Canova sta lavorando per Napoleone, per lo zar e per l'America addirittura, figuriamoci se poteva pensare al macellaio di Treviso. Però in ogni caso è importante che vi sia questo tipo di contatto tra la nuova borghesia trevisana e Canova. Altro elemento di contatto sono ovviamente le celebrazioni post mortem. Treviso, muore Canova il 13 di ottobre del 1822, il 29 ottobre, quindi pochissimi giorni dopo, l'Ateneo di Treviso e la comunità delibera di organizzare delle celebrazioni dedicate a Canova. È la prima città a organizzarsi in tal senso e viene realizzato e commissionato un busto eh, canoviano che realizza Luigi Zandomenichi e, giusto per dire che le cose si fanno in grande, viene ordinato a Gioacchino Rossini la realizzazione di una cantata e di una sonata. E in mostra abbiamo esposto anche gli spartiti musicali, quindi questi cimeli, oltre ad altre cose legate appunto a questo evento. E poi, subito dopo queste celebrazioni, il dono di Giambattista Sartori, Canova, fratello per parte di madre, che nel 1937 dona un, eh, un bene preziosissimo per noi, che è un volumone di 90 cm per un metro, formato chiuso, quindi immaginatevi il formato aperto, una cosa monumentale che raccoglie oltre 88 incisioni bellissime delle opere di Canova e il fratello le regala a Treviso probabilmente come segno di riconoscenza per il fatto di essere stata la prima città a onorarlo nel post mortem e poi finalmente arriviamo alla mostra siamo nel 1957 è una mostra importante perché si pone in un momento eh, lo diciamo spesso io lo dirò in maniera Proprio veloce perché ormai è il caso di superare questi, queste critiche, è il momento in cui la critica canoviana è piuttosto um, brutale. Il neoclassicismo e Canova in particolare non vivono un buon momento e Luigi Coletti si inventa, ha il coraggio, l'ardire di inventare la prima mostra monografica dedicata all'artista e la fa a Treviso. È, e lo sottolineo, anche l'unica mostra realizzata nel centenario, l'unica mostra monografica realizzata nel centenario. Per la verità, nello stesso anno ci sarà una mostra dedicata ai soli disegni a Bassano e poi la riapertura della gipsoteca a Possagno. È una mostra, contrariamente a quanto qualcuno ha detto e ha scritto, quella del 57, non è una mostra solo fotografica, è una mostra che raccoglie, lo vedete qui, disegni, bozzetti, ritratti, statue e anche tre tele. Quindi, con i pochi mezzi che la città poteva avere nel post-seconda guerra mondiale, siamo messo su una, un palcoscenico niente male. E possiamo dire, abbiamo anche l'ambizione di dire, che da questo momento in poi, per i contenuti che apporta Coletti, riparte la riscoperta e la valorizzazione di Canova fino al Canova che conosciamo noi oggi. Ecco, di questa mostra, fino a, al nostro evento del 2022 era noto solo il catalogo. Un piccolo catalogo di formato piccolo e anche di contenuti di un numero limitato di pagine. Abbiamo avuto la fortuna, qua serve anche la fortuna quando si fa ricerca: di trovare le foto relative agli allestimenti, di ritrovare poi gli allestimenti stessi. Quindi pensate, abbiamo trovato le panchine piuttosto che le strutture allestitive e quindi abbiamo potuto ricreare proprio un angolo abbastanza fedele della mostra del 57. E poi, soprattutto, abbiamo trovato il discorso che Luigi Coletti pronunciò il 15 settembre del 57 in occasione dell'inaugurazione della mostra. E paradossalmente, questo discorso è più importante del catalogo stesso, perché esprime in maniera ampia le idee di Coletti rispetto a Canova. Ecco, questa è la sezione, uno degli angoli dedicati a questo rapporto. Eh, che abbiamo voluto indagare tra Canova e Treviso. Ecco quindi, siccome abbiamo detto che la mostra del 57 il curatore e protagonista è stato Luigi Coletti, brevemente chi è Coletti? Coletti è un, eh, uno, studioso, uno studioso canoviano eh, finissimo. Eh, che parte, e lo sottolineo, l'ho messo proprio in, in capo eh, a questa slide perché mi sembra fondamentale, parte dall'analisi delle fonti storiche. E lo dico perché, specialmente nell'anno del centenario, scusate se sono polemico, eh, ci sono persone che si improvvisano, leggono e fanno ricerca su Google, sono googlatori bravissimi, fanno copia e incolla da una parte all'altra e si dimenticano le fonti o addirittura si dimenticano quando scrivono di dire questa cosa l'ha scoperta Antonio, Luigi, Franco e sembra che tutto sia frutto del loro sacco. E quindi questo metodo, quello che ci hanno insegnato i nostri professori all'università a suo tempo, secondo me è fondamentale. Quando manca questo rispetto qualcosa, ehm, stiamo perdendo qualche, qualche valore oltre a qualche capacità nel fare ricerca. Quindi l'esempio di Coletti per me è Vangelo in questo senso. Quindi inizia con la sua esperienza, la sua storia di critico d'arte e di storico dell'arte con una conferenza tenuta a Roma nel 1912 dedicata alle fonti. Nel 1919, vado velocissimo, viene nominato presidente del riordino per occuparsi di una commissione che si doveva occupare del riordino dei musei civici di Treviso. Purtroppo questa commissione non ha avuto alcun effetto perché il padre padrone. Il padre padrone dei musei civici era Luigi Bailo, il quale fino alla morte del 1932 dal museo non si è mai spostato, quindi viveva, abitava e gestiva il museo come fosse casa sua, ovviamente con metodi legati all'Ottocento, all quindi all'interno si trovava una cozzaglia di cose archeologiche piuttosto che di tele dell'Ottocento, tutto insieme e senza alcuna logica. Ovviamente Coletti che aveva una formazione diversa, avrebbe voluto un'organizzazione museale scientificamente corretta già nel 1919, non ci riuscì. Addirittura il commissario del comune, questi sono documenti che ho ritrovato di recente. Il commissario del comune scrisse a Bailo nel 19 eh, licenziandolo. Ovviamente Bailo, che abitava lì, chi è che chi lo muoveva? È rimasto lì e non si è spostato fino alla morte. Nel 1932. Nell'ultima nell riga lo vedete, Luigi Coletti diventa finalmente il conservatore dei musei civici e potrà riorganizzarli. Rimarrà tale fino al 1956. Ecco, però Coletti ha anche una formazione e un'importante eh, carriera anche universitaria. La inizia nel 1932, acquisendo la libera docenza di storia dell'arte, e inizia a tenere dei corsi a Padova. E poi passa a Bologna nel 1937. Tra l'altro ve lo segnalo su indicazioni di Roberto Longhi, quel Roberto Longhi famoso di cui la famosa critica canoviana, però sta di fatto che Roberto Longhi se lo porta a Bologna, poi passa a Pisa e per un ventennio sarà infine a Trieste, quindi una formazione fatta sulle fonti, fatta studiando, fatta all'università e poi applicata anche ai musei i musei saranno riorganizzati in maniera radicale proprio con lui. Ovviamente gli studi di Coletti non sono solo dedicati a Canova, sono dedicati ai primitivi, all'arte senese, al Tommaso da Modena, a Vitale da Bologna, e via dicendo, però un filone specifico lo dedica a Canova. E anche in questo caso mi preme sottolineare il tipo di percorso che fa Coletti prima di arrivare alla mostra. Cioè la mostra del 57, che la cura a 71 anni, come vedete, è solo l'esito finale di un percorso lungo, approfondito e eh, fatto per gradi. Quindi inizia nel 22, 36 anni. Una, sta scrivendo un libro dedicato a Treviso. E in un capitolo dedicato a 700 cita molto brevemente Canova, eh, definendolo come un grande artista, e, um, una, un artista insomma da riscoprire, da uh, valorizzare. Siamo nel 22. Nel, a 41 anni, nel 27, scrive un saggio fondamentale, corposo, dedicato alla fortuna di Canova. Ma ci arrivo tra poco. Nel 36, come ho detto poco fa, acquista un busto di Mariana Angeli Pascoli che pensa di essere un Canova, in realtà un Canova non è. Tra l'altro, compiendo un errore clamoroso per una persona preparata come lui perché di Canova, come sapete, sappiamo tutto per filo e per segno tutte le sue opere. Questa non, non esiste nelle, nei suoi documenti, nelle sue lettere, nei suoi scritti e quindi sì, un po' di meraviglia la destra questo errore compiuto da Coletti. Però può succedere anche ai migliori. Poi nel 1937 scrive un altro articolo dedicato appunto agli inediti canoviani, poi eh, fa una cosa importante: una campagna fotografica dedicata non solo a Canova ma anche a Torvalsen. E questi vetrini, perché chi di noi ha studiato Storia dell'arte? Nel passato sa che si faceva non con le immagini digitali ma addirittura con i vetrini e tutti questi vetrini sono conservati e ritrovati nel Museo del, di, di, di Treviso e poi arriva appunto da ultimo alla mostra del 57. L'articolo del 27 mi preme eh, metterlo in evidenza perché ancora una volta è dedicato alle fonti. È dedicato alle fonti canoviane. È la prima. Bibliografia analitica, eh, scientifica, dedicata all'artista, all'uomo e a tutto ciò che riguarda il mondo di Canova. Di tutto ciò che è stato pubblicato dal, tra il 1784, quindi dai primi articoli di giornale, fino al 1924. Una Bibbia che, lo diciamo spesso scherzando, che se volessimo continuare oggi diventerebbe un'enciclopedia solo per citare la bibliografia canoviana. E lo testimonia il fatto che in quest'arco temporale 1784-1924 sono ben 1900 circa i titoli che lui analizza ed elenca, fatta appunto di saggi, di articoli di giornale, di poesie, di aree di viaggio e via dicendo. Quindi un'opera un fondamentale. Tra l'altro in questo articolo, e mi piace sottolinearlo, a conclusione di questo articolo, lui fa una riflessione su Canova e sull'arte come, eh, paragonandola alla musica. Lui dice in sostanza che la pittura, che cos'è? La pittura sono accordi di luci. L'architettura invece sono ritmi di spazi, di ombre e di luci ancora. E la scultura? sono onde di linea e di volumi. E poi questa mi piace molto e ve la leggo, scusatemi. Di Canova dice: "Dinanzi alla maggior parte delle statue di Canova noi sentiamo questo segreto fascino musicale". Quindi le opere di Canova esprimono un fascino musicale. L'amore psiche già senti, ce l'abbiamo tutti presente, l'amore psiche giacente, questo straordinario gruppo con queste ali in verticale, con quel suo intreccio di linea delica, che, sem che sembra perpetuare il palpito dell'ala o il soffio del respiro, del battito dei cuori, è un, è un prodigio inarrivabile di ritmo che soggioga e commuove. E immensamente piacque, e piace, e piacerà sempre finché gli uomini avranno occhi per vedere, e anima per intendere e per amare. Cioè, Coletti era. Un Poeta oltre che un ottimo critico. Quindi pensate voi, in, una, in un saggio che deve essere semplicemente un elenco di titoli, ti dedica ogni tanto delle pillole che sono delle rivelazioni. E per me, questo associare le opere di Canova alla musica piace tanto, e quindi ho voluto mettervelo così come cappello di questo argomento dedicato all'articolo all del 27. Nel 57 il suo discorso, quindi veniamo al suo discorso, lui lo inizia interrogandosi sul fatto che la straordinario successo di cui ha goduto Canova in vita è stata vera gloria. È una domanda che sarebbe giusto ogni tanto porsela, no? Anziché mettersi sempre sulla linea della celebrazione retorica punta a capo, è anche giusto interrogarsi, mettersi in discussione e provare a trovare le ragioni vere. E lui con molta calma, parte ragionando su, eh, sulla carriera di, di, di Canova, su un periodo veneto, il periodo, contro un periodo romano, che sono tra l'altro cose che non inventa lui, ma che sono ripetute a destra e a manca, un periodo veneto che è quello settecentesco, alcuni critici dicono barocchetto, arcadico, verista, qualcun altro dice sincero, come se ci fosse una, un Canova non sincero e avanti, e poi invece quello romano, ottocentesco, neoclassico. Vabbè, insomma, presenta, questa, fa questo cappello, e poi, eccolo, e quindi veniamo al nostro argomento, si chiede ma qual è la vera posizione di Canova rispetto al neoclassicismo? Beh, l'abbiamo sentito tante volte sentendo anche gli interventi dell'amico Pavanello, la sua era una posizione indipendente. Cosa significa? Significa che Canova, lo sapete perfettamente, da giovane viene a Venezia, si forma prende i primi soldi e con i primi soldi che prende vuole realizzare il suo sogno come immaginate un po' noi quando prendiamo il primo stipendio e vogliamo realizzare il nostro sogno. Il suo sogno è quello di fare il Grand Tour, quindi va a Bologna, va a Firenze, va a Napoli e va a Roma. E va a Roma con uno scopo preciso, quello di studiare le statue antiche. Nel suo primo viaggio, questo Grand Tour, diciamo così, Resta a Roma tra aprile e maggio del 1780 per 40 giorni. Di questi 40 giorni, passati a studiare statue nelle varie collezioni, ben 19, lo sappiamo dal suo diario, li passa a Montecavallo a studiare i colossi di Montecavallo. In mostra avevamo, per esempio, a Treviso, lo vedete in foto. queste due teste, di calchi originali, del, dei famosi colossi di Montecavallo sono i di dioscori Castole e Polluce che voi potete trovare andando a Roma davanti al palazzo del Quirinale c'è questo obelisco davanti al palazzo con questa fontana e ci sono questi due enormi ignudi pensate che la testa del, um, misura circa 130 cm 1,30 m immaginate tutta la corporatura di queste sculture sono due ignudi che domano due cavalli e Canova ne è affascinatissimo, rimane lì ben 19 giorni su 40 a disegnare e ridisegnare, e racconta nel suo diario che sono stato a Montecavallo il primo giorno a disegnare i Colossi, sono stato a Monte... il secondo giorno sono stato a Montecavallo, l'ombra del sole che picchiava a mezzogiorno mi dava fastidio, me ne sono tornato a casa, e avanti, sono stato a Montecavallo, c'era la nebbia, me ne sono tornato a casa, sono stato a Montecavallo, se... finché arriva... A un certo punto dice "Sono stato a Montecavallo a disegnare le mie morose". Era talmente preso, affascinato, conquistato da queste sculture da eh, quasi in maniera maniacale, diventa matto, no? Però la sua adesione, diciamo così, alla, e attenzione al mondo classico non è quella di tanti altri suoi contemporanei che vanno a Roma e copiano. Lui si rifiuta di copiare. Quando gli danno il pensionato la Repubblica gli dà il pensionato per andare a Roma a copiare e mandare delle copie a Venezia. Lui si rifiuta. E tra l'altro, forse lo esprime in maniera chiarissima nel, in questo passaggio: Messerini, mi vanto di essere adoratore dell'antico, ma non un idolatra di tutte le cose antiche. Quindi, lui studia, 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 ma poi reinterpreta e reinventa. Capisce che per essere grande lui deve inventare di suo. Lui a Canova non è un copiatore. E questo, questa indipendenza si vede non solo in queste espressioni, ma anche è un dissenso teorico. Perché mentre Winckelmann, per esempio, teorizza una bellezza oggettiva distaccata che, dove l'artista non deve metterci passione, lui dice proprio il contrario: deve, deve esserci passione in ogni fase realizzativa dell'opera, quindi nel disegno, nel bozzetto, nel gesso, nel marmo, e deve esserci una passione che cresce sempre. È l'esatto contrario. E poi questa indipendenza si vede ovviamente nelle sue opere. Io lo dico brevemente per non annoiarvi poi su cose che magari sono state ripetute tante volte, eh, però ci sono delle novità nelle opere di Canova che, che, che si vedono fin dai primi grandi successi. Eh, in questo monumento, conosciutissimo, no? monumento a Clemente XIV che si trova nella Basilica dei Santi Apostoli a Roma, dedicato a Vincenzo eh, Ganganelli, Canova inventa qualcosa di straordinario, non solo perché sfrutta quella famosa porta che dà accesso alla, galleria, alla sacrestia, ma poi perché quel gesto sacramentale del Papa è una cosa nuova e mai vista prima. E lo dice anche Milizia nel suo articolo che proprio dà informazione della, della, di questo capolavoro canoviano. È una cosa nuova quel gesto, mai vista prima, è la rottura del nodo gordiano rispetto a quello che succede prima, una novità. E questo lo dice anche Coletti e lo capisce anche Coletti nella sua mostra del 57, eh, realizzando attraverso una sequenza fotografica quasi una, eh, un film, quindi quasi una un'idea da regista, quindi parte dal generale del, del monumento. E attraverso una serie di scatti arriva fino al particolare di quel gesto. Io la trovo un'invenzione straordinaria. Siamo nel 1957, all'interno del Palazzo dei 300, appena restaurato dopo il bombardamento, pochi soldi, poche, poche risorse, ma grandi idee, devo dire, no? Poi quella serie di piantine, lo diciamo spesso, fa un po' tenerezza, un po', un po peccà, un po' cimitero, se volete. Però devo dire che tutto il resto è straordinario. No, sì, infatti piantato nel chiostro, sì. E io lo trovo una cosa straordinaria, quindi, questo per dire che nulla in quella mostra era lasciato al caso e eh, quello che sto raccontando io, cioè di Canova, tra virgolette classico e dell'annuncio romantico, è un'idea che eh, lui esprime per la prima volta in questa, in questa occasione. E poi, vabbè, un altro capolavoro è questo monumento, Clemente XIII. E qui eh, Luigi Coletti dice che veramente in quella eh, posizione del, del pontefice rezonico, raccolto in preghiera, si inizia a vedere quel famoso annuncio romantico. Ecco, non voglio che, passa che passi l'idea che Canova è un artista romantico, non esiste. Canova è un artista che nei suoi contenuti, nei suoi argomenti annuncia quello che succederà poi nel romanticismo. E Scrive appunto Coletti la concentrata interiorità di Clemente XIII inabissato nella preghiera testimone che l'annuncio romantico non è più solo un'eco lontana, ma per l'ardore della passione quasi un'intima voce presente. 1792 è questa incisione. Quindi siamo ancora molto lontani. E poi, sempre per rimanere a delle opere. Eh, che testimoniano la, la sua indipendenza rispetto al neoclassicismo, ho voluto presentarvi queste due eh, foto vicine, l'Apollo del Belvedere e il Perseo. Noi avevamo la fortuna di avere in mostra, proprio nell'androne del museo, i quattro gessi Papa Fava. Sono quattro gessi, ehm, l'Apollo, il Perseo, il gradatore borghese e il Creugante che si trovano nel Palazzo Papa Fava di Padova, fortunatamente dove erano stati pensati e dove rimangono fin dall'origine. Commissionati da Alessandro e Francesco Papa Fava, che sono due conti vicentini, che eh, si portano a Roma per studiare architettura, conoscono Canova e gli commissionano questi quattro gessi. Giustamente Pavanello ha definito questa composizione di quattro gessi un teorema perfetto, perché Canova... Mette a confronto due statue classiche, l'Apollo e il Gladiatore Borghese, con due statue moderne, con due statue contemporanee, con le sue creazioni. E proprio il confronto tra queste rende ehm, in maniera chiara e palese qual è la sua dimensione, suo, la sua distanza rispetto al classicismo puro e intransigente che vorrebbe la copia dell'antico punto e a capo lui prende e studia l'Apollo che vede nei musei vaticani, il Museo Plio Clementino, tra l'altro quell'Apollo che poi sarà portato via da, da Napoleone assieme al Gladiatore Borghese, l'Apollo tornerà, il Gladiatore Borghese purtroppo no, e reinventa la composizione. Eh, L'Apollo, giusto per dare due elementi, ha quel tronco che è necessario sulla sin estrema sinistra per mantenere la stabilità e con questo crea rigidità. Alla, alla scultura e invece Canova ha la genialata di eliminare il tronco e non solo eh, risolve il problema della stabilità e dà movimento alla scultura attraverso quel drappo che alle spalle appunto di Perseo dà movimento eleganza, dinamicità al tutto inverte la posizione delle gambe e il tutto diventa più leggero mm? siamo ancora, e ve lo faccio notare qui, in una posizione in cui le statue sono verticali. E dopo capiremo il perché. Ecco, tra l'altro il Perseo è una di quelle statue che eh, è stata politicizzata, succederà tante altre volte a Canova, ossia come sapete Canova ha la fortuna di essere un artista che non esegue su commissione le sue opere, ma fortunatamente eh, le esegue di sua sponte e ha dei clienti che passano nel suo atelier e acquistano. Quindi lui inventa questo perseo, lo espone nel suo atelier a Roma e viene selezionato dal, dal governo cisalpino di Milano per essere posto al centro del foro di Napoleone a Milano, rappresentando che cosa Napoleone che abbatte gli antichi regimi. Ecco, fortunatamente c'è stato un papa eh, molto audace e sveglio e ha capito l'antifono, che era Pio VII, assieme al segretario di Stato Ercole Consalvi, capiscono il pericolo, vanno da Canova e acquistano non solo il Perseo, ma anche i due pugilatori, Creugante e Damosseno, e lo portano proprio nel museo Pio Clementino, al posto di quell'Apollo che, che Napoleone aveva portato via, rappresentando che cosa? il papato, quindi lo stato della chiesa, l'Italia se volete, che abbatte Napoleone, quindi una politicizzazione dell'opera canoviana che succederà anche in altre occasioni. Ecco, davanti a quest'opera dovrei fare semplicemente silenzio e dedicare un, un attimo di contemplazione perché come vedete prima eravamo in una posizione verticale, qui la statua, il la Maddalena, perché si tratta della Maddalena crolla a terra, vinta dal dolore. Nelle due versioni ve le faccio vedere di Genova, a sinistra, con la croce, e poi dell'Ermitage, in Russia, a destra, senza la croce. È un'opera, caso strano, che ha fatto conoscere, caso strano perché le opere di Canova di soggetto religioso sono poche, diciamo. E Attraverso un'opera di questo soggetto sacro, Canova viene conosciuto in Francia. Viene tra l'altro esposta proprio per questo nel 1808 al Salon di Parigi e riscuote un, un successo enorme. I critici dicono che è fatta di vera carne, non di marmo. E purtroppo dalla foto non, questo non si riesce a cogliere, ma credetemi, si vedono le lacrime della Maddalena che sta piangendo. I capelli bagnati sulla schiena sembrano realmente veri hm? ed è una statua che tende, che vuole far commuovere chi la osserva. È una statua che gioca sul filo tra il sacro e il profano. Se noi guardassimo la statua di destra senza quel teschio potremmo pensare a una donna vinta dal dolore, ma da qualsiasi tipo di dolore. La perdita del, dell'amore, la perdita di un figlio, la perdita, eh, una sofferenza. Hm? Ed è una statua che secondo me è romantica al 100%, hm? proprio perché ti porta a, a meditare assieme alla, alla Maddalena e a, a, a questa donna sulle, sulle sofferenze. C'è un sonetto di eh, Andrea Rusteghello che mi piace molto davanti a questa, recitarvi così davanti, citarvi davanti a questa, a questa immagine, pallida, smunta. E con le luci meste, ove fonte di lacrime si crea, pur bella e sì che non donna, ma dea. Sembra dal ciel discesa immortal veste, questo un sasso non è. L'aspro tormento, il rimorso, il dolor vivono in lei, ed i singulti e i sospir ne sento, quindi senti. Proprio sembra di sentire tutto questo dolore, questa passione e questa sofferenza. E poi il processo si conclude ovviamente nelle statue orizzontali. Siamo nella parte estrema della, della produzione canoviana. Qui l'Endimione dormiente, ma potrei citarvi, che ne so, la Maddalena Giacente, famosa scultura scoperta di recente ed esposta nella mostra di Bassano. E guarda caso le, mo, le, le sculture di questi ultimi anni sono eh, sempre eh, così orizzontali, quindi c'è diciamo, una Maddalena o Lendimione che dorme hm? che sta sognando. Quindi temi ancora del dolore, della sofferenza, del sogno, dell'inconscio, che sono poi quelli leopardiani, che sono poi quelli del romanticismo. Noi mostra. Um, Treviso avevamo messo questa scultura, questo gesso, che viene dall'Accademia di Belle Arti di Ravenna, in una saletta semibuia, proprio per dare l'idea a chi entrava di trovarsi in un ambiente notturno, crepuscolare, in un bosco. E qui del resto Endimione sta dormendo e bisogna immaginare che sia all'interno di un ambiente di, quella, di quel tipo. Ma quello che piace ovviamente la sensualità della, della figura maschile, senza dubbio, ma quello che piace che mi preme farvi notare è come Canova eh, risolve questo contrasto e questa eh, distanza tra la figura del, di Endimione che sta dormendo rispetto al cagnolino che veglia. Chiunque di voi è in casa o un animale o un cagnolino sa perfettamente che questo non è l'atteggiamento di un cane che sta dormendo, non solo ha è è la testolina su, ma addirittura anche le, le orecchiette sono dritte. Quindi è un cane che ha sentito un rumore, hm? e probabilmente possiamo immaginare che all'interno di questo ambiente, di questa stanza, di questa camera da letto sia entrata Diana e del resto quel cagnolino è l'attributo di Diana. Tutto quello che succede dopo tra Nimone e Diana uno lo deve immaginare. Però è forte che Canova riesca attraverso anche questo gioco sottile, elegante, mai volgare, non lo è nella Maddalena, non lo è qui, eh, riesce a far passare dei, dei contenuti che sono di estrema raffinatezza e sensualità. E poi ovviamente vi faccio vedere un altro eh, interno della, della mostra di, dedicata a Canova a Treviso, per rafforzare appunto questo concetto che abbiamo cercato di eh, raccontare, ossia il... L'ispirazione di molti artisti del periodo romantico guardando le opere antiche e guardando a Canova in particolare. Conoscete tutti quella tela in fondo a destra che è la Venere che scherza con due colombe di Aet, Francesco Aez, uno dei, dei suoi capolavori più noti e più conosciuti. Ecco, ovviamente per realizzare quell'opera Aet si rifà sicuramente alla Venere Callipigia dalle belle natiche, giusto per essere chiari, che si trova nel Museo Archeologico di Napoli, ma non si può nascondere che avesse ben presente anche la Venere che esce dal bagno di Canova. E tra l'altro noi abbiamo anche azzardato mettendo vicino alla Venere che scherza con due colombe anche Pelagio Palagi con la Diana cacciatrice e l'abbiamo fatto perché? Perché l'opera di Hayez nasce da una commissione di Gerolamo Malfatti, che è un conte eh, trentino eh, anziano, che si era invaghito di una cantante lirica, Caterina Chabot, e prima la fa ritrarre da retro e poi, non contento, cinque anni dopo, la fa ritrarre anche da davanti, ovviamente entrando anche in rovina e non potendo portare a casa la seconda versione, cioè quella di, di Pelagio Palagi. Però serviva anche per raccontare, questo confronto a parte i gossip, come eh, Ayez supera il periodo neoclassico eh, attraverso una rappresentazione della figura femminile molto realista, quindi anche con i difetti del fisico e del corpo umano. Tanto è vero che quell'opera eh, quell fu accolta dalla critica alla mostra di Brera del 1830, con critiche feroci non solo per questo derone sbattuto in faccia al visitatore, no? Ma perché le proporzioni sembravano poche veritiere. Sotto dal bacino in giù sembra una modella e dal bacino in su un'altra. E quindi sembrava sproporzionata rispetto al, ai canoni del neoclassici. E in effetti quello di Pelagio Palagi che gli sta a fianco è la stessa modella, ma sembra un'altra persona. Perché? Perché Pelagio Pelagi idealizza la figura femminile. Restando fedele appunto alle indicazioni del neoclassicismo. Quindi, era una maniera per noi per dire vedete la distanza che c'è tra il romanticismo, quindi l'idea del, anche della verità rispetto a ciò che si va a raffigurare, rispetto a quello che erano invece i canoni della bellezza neoclassica che Pelagio Palagi continuava a perseguire ancora nel, cinque anni dopo. Siamo nel 1835. E poi, ah, ecco, se non vado errato, devo concludere quell'interrogativo di Luigi Coletti. Luigi Coletti si chiedeva Fu vera Gloria? E la risposta, dopo questo percorso lungo di narrazione all'interno della sua mostra, che era un po' anche quello che abbiamo voluto svolgere noi all'interno della mostra di Treviso. Sì, risponde Fu vera gloria, perché Canova, oltre che grande stilista, quindi un artista capace di eseguire e di dominare la materia e di eseguire in maniera stupenda ogni dettaglio, le pieghe dei vestiti piuttosto che i boccoli della, della capigliatura, è un grande poeta e un grande artista. E conclude, per me lapidario, Canova ha sempre ragione, tappando per sempre la bocca all'unghi di turno. E io mi fermerei qua se non avete qualche altra domanda per me. Grazie. <coughs> Grazie molto a Fabrizio Malachin che ha in qualche modo eh, come dire, fatto un po' pandang anche con quanto si diceva negli altri eh, interventi, nei due primi interventi di, di Stringa e di, e di Monica De Vincenti, nel senso che ehm, ci ha svelato come dire, anche delle letture critiche. Che erano state accennate, che sono state più approfondite. E poi questo itinerario così più legato alla scultura e alle collezioni trevigiane con degli spot, con dei trailer sulle prossime esposizioni. Chiedo se c'è qualche domanda, qualcuno che vuole chiedere qualche delucidazione, qualche informazione. È stato molto esaustivo. Hanno sempre ragione, chiude la bocca a tutti. Sì, <ride> per, per, però, vi aspetto. a Treviso sì. il 17: il 17. 17. Ah, no. ci siamo presi. Abbiamo preso nota, prego. Sì, aspetta un attimo, che diamo il microfono. Eh, sì, ho sentito che parlava sempre al passato. La mostra di Treviso, davanti. scusi, è terminata, è finita, non si può più. Purtroppo eh. per voi sì, ma rimane un bel catalogo devo dire. Ma il catalogo si trova eh... si trova sì, online si trova Mendo in libreria. Museo. E devo dire che ve lo consiglio il catalogo, non tanto perché faccio marketing no, uh -huh. ma perché all'interno del catalogo è riprodotto tutto il discorso di Coletti e poi ci sono degli studi completamente inediti, per esempio sul, sugli interni trevisiani del 700-800, mai pubblicati, mai studiati prima. Poi c'è anche il saggio di Nico Stringa dedicato alla raccolta dell'Ottocento. Insomma, c'è questo racconto del canova neoclassico, tra virgolette, e romantico di cui ho cercato di darvi qualche pillola adesso. Perfetto, quindi da non perdere, insomma. <ride> Grazie. Da non perdere, bravissimo. Qualche altro intervento? Stavamo ricordando comunque le prossime due aperture, no? Il 17 dicembre 17 dicembre per Carlini, ovviamente è, un piccolo, è una piccola mostra, ma secondo me è una grande mostra, perché è l'occasione per conoscerlo. Ecco. E soprattutto ricordatevi che questi, Carlini <coughs> sconosciuto, è il maestro di Arturo Martini. E da questi piccoli artisti nascono, appunto, questi prodigi come appunto Martini. Bene. E poi il 30, 30 marzo, mi raccomando, invece, 30 Arturo. marzo. Mm perché altrimenti poi con l'ico stringa <ride> fatti i conti. E Volevo aggiungere anche che queste lezioni sono registrate e mh, vengono progressivamente messe nel canale YouTube dell'Ateneo Veneto e degli amici dei musei. La prima è già online, eh, fra pochi giorni verrà messa anche la seconda e poi a seguire anche tutte le altre. Mi pare che sia venuto il momento di salutarci. Vi ricordo l'appuntamento di mercoledì 30 che riguarda dopo Canova, sculture e memorie canoviane nel territorio veneto. I relatori saranno due, Vittorio Paiusco ed Elena Catra. E quindi a loro affideremo la prossima lezione. Io vi ringrazio, saluto tutti e vi do l'appuntamento a mercoledì prossimo. Grazie. Grazie.